Milano raddoppia i parcheggi a pagamento, da 150 passeranno a 300 in centro storico, e cioè in via Gramsci, in via Colombo e nel piazzale d'Aplinio. L'obiettivo del comune è di evitare le soste lunghe e favorire il ricambio, visto che i parcheggi gratuiti sono sempre occupati. La rivoluzione delle strisce blu partirà dopo l'estate. Il sindaco Maria Rosa Pavanello affiderà la gestione a una ditta esterna. Militari nell'Oasi. La giunta Muraro dà il permesso ai soldati della caserma Cadorin di allenarsi nel grande parco che abbraccia il Sant'Artemio, sede della provincia. Due volte la settimana, di mattina, i militari potranno fare ginnastica e dedicarsi agli addestramenti. Un modo per valorizzare il parco, spiegano gli amministratori, e poi vedere in giro delle divise servirà a tener lontano i malintenzionati. Era noto come l'uomo ragno o il rapinatore con la siringa. La polizia di Padova l'ha arrestato ancora con la siringa in mano in un appartamento della Sacra Famiglia, dove per l'ennesima volta aveva minacciato la vittima dicendo di essere sieropositivo. Antonio Silvestri, 44 anni, è stato portato in carcere. Sono in corso indagini per accertare tutta una serie di furti e rapine di cui è fortemente sospettato.